Voglio intervenire a favore dell'euro, ma non l'euro bancario, quello che appassiona tanto i nostri giornali. Parlo proprio dell'euro 3, la categoria dei motori diesel e benzina che da gennaio, ma in alcuni casi anche da ottobre, vengono messi fuori legge dalla mattina alla sera da un gruppo di pazzi irresponsabili di amministratori locali. Senza un dibattito, senza un piano, senza un preannuncio. Via, zero. Da gennaio, in nome di una presunta norma ecologica, si mettono a casa 13 milioni di auto. Scrivetevi bene e pensate a questo numero: 13 milioni di macchine degli italiani. Una famiglia su tre, un italiano su due di quelli attivi, da domani ha la macchina distrutta. Ed è una doppia patrimoniale, perché da un lato azzera il valore di qualcosa che tu hai comprato. Sto al listino 4 ruote, fra 1.000 e 5.000 euro contati male, fra 1.000 e 4.000 euro. Dall'altro però ti impone di comprarti una nuova macchina, che ovviamente è più cara, sto sempre al listino 4 ruote, da 4 a 10.000 euro, perché ti devi prendere almeno 1,4 euro, solo fino al 2020, perché poi ti fregano anche quello, allora magari 1,5 euro usato o 1,6 euro nuovo. La cosa assurda di questa vicenda, folle, demenziale, è che questa è una tassa sulla povertà, colpisce soprattutto i più poveri, non sono i ricconi che vogliono la Tesla, come dice Sfera e basta, ad avere le macchine più obsolete, sono quelli che hanno meno soldi, sono quelli che magari hanno preso un lavoro da pendolare sapendo che avrebbero dovuto pagarsi la benzina ma che avevano un piccolo margine. Ebbene, quel margine mi è azzerato perché se sommi la prima e la seconda tassa è come se te ne imponessero una unica di 1.000 euro al mese per un anno e forse più. La seconda cosa veramente demenziale è questa: non c'è il preavviso e non c'è una contropartita, non c'è un incentivo economico, zero, non c'è neanche una contropartita di beni, di commodity, non c'è un piano straordinario per il traffico, sto cambiando il trasporto su rotaia, sto migliorando il trasporto su gomma, ho inventato chilometri e finanziato chilometri e chilometri di ciclabili e allora ti posso chiedere di rinunciare alla tua macchina. Zero, col cavolo, ti sto mettendo una tassa e mentre ci riempiamo la bocca di belle parole contro la povertà degli italiani, stiamo infilando questa tassa che diventerà, come dire, il punto di paradosso del dibattito politico di questi tempi. Mentre ci riempiamo la bocca con il reddito di cittadinanza che probabilmente non arriva, imponiamo una tassa sulla mobilità che è già attiva e già pesa sui nostri portafogli. Auguri!